Ciao a tutti, oggi in vostra compagnia vorrei fare una ricettina fresca, un antipastino per l'esattezza, a base di salmone. Con questo caldo credo che sia proprio quello che ci vuole. Che ne dite? Vediamo subito cosa ci serve. Del salmone fresco, un po' di formaggio spalmabile e un pochino di yogurt bianco intero, un avocado e un limone per sgrassare. E lo condiremo con un po' di erba cipollina e di aneto, ovviamente sale, pepe e olio. Incominciamo subito. Aneto e erba cipollina frittati finemente. Li spostiamo un attimo e proseguo. Spariamo tutto. Bene, bene. Anche l'avocado deve essere pulito e fatto tutto a dadini. Anche l'avocado è pronto. Adesso non ci resta che condire. Mettiamo un po' di succo di limone sia nell'avocado, nel salmone, che nell'avocado. Un filo di olio in entrambi. Invece nel formaggio aggiungo lo yogurt, qualche cucchiaiata per ammorbidire il formaggio spalmabile. Quanto basta per renderlo un po' malleabile. Ecco qua. È pronto. Qui ci mettiamo un pochino di aneto. Invece nel salmone ci mettiamo un pochino di erba cipollina. Bello fresco. Il salmone è fresco, ovviamente io l'ho messo nel congelatore onde evitare i batteri dannosi per la salute. Aggiungiamo un pochino di olio. Di sale, una macinata di pepe. Questo è un antipasto fresco e molto veloce. Ecco qua. Adesso passiamo all'assemblaggio. Iniziamo con la parte verde sotto, cioè l'avocado. Poi mettiamo il bianco. Con il salmone, guarniamo con dei filini di erba cipollina. Il calice è pronto, si vede benissimo i tre colori, verde, bianco e arancio, ed è pronto per essere messo in frigo per almeno mezz'ora. Dopodiché può essere gustato. Buon appetito!